Ciao a tutti e bentornati. Quest'oggi prepareremo una ricetta molto semplice e veloce, ma comunque sia ricca di gusto. Dei filetti di branzino gratinati. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 filetti di branzino, una testa, 4 pomodorini pachino, 4 fette di pane, pane a fette o pan carré, è indifferente, del pan grattato e della farina di mais tostata, questa seconda è facoltativa, un ciuffo di prezzemolo, 2 ciuffi di basilico, sale ed olio extravergine d'oliva. Partiamo con la preparazione. Mettiamo nel frullatore il pane a fette asciutto, i pomodorini, il prezzemolo ed il basilico. A questo punto lo attacchiamo e lo facciamo frullare in maniera tale che si sminuzzi ben bene. Ora aggiungiamo il pan grattato e la farina di mais tostato alla nostra gratinatura. La gratinatura, se la toccate prima di aggiungere il pan grattato, è molto, come dire, morbida, è appiccicaticcia. Quindi aggiungete pan grattato quanto basta in maniera tale che essa stessa si stacchi abbastanza bene dalle vostre mani, la dovete sentire al tatto, che non sia né troppo asciutta né troppo bagnata. A questo punto non ci resta altro che prendere una teglia forno sulla quale mettere la nostra carta forno, adagiare i nostri 4 filetti di branzino e andare a disporre su di essi dapprima un pizzico di sale, ma veramente poco, e un filo di pepe. Dopodiché andremo a mettere la nostra gratinatura in maniera tale da coprire tutto il nostro filetto, e avendo cura di cercare di fare uno spessore di gratinatura il più costante possibile. Ora non ci rimane altro che dare un filo d'olio e andare a infornare. Tempi di cottura. Il forno va preriscaldato a 175-180 gradi. Tempo di cottura forno statico 15 minuti. Poi daremo 5 minuti aggiuntivi, dai 4 ai 5 minuti aggiuntivi, a seconda del grado di doratura che preferiamo, con il grill. Il grill che fa sì che la nostra gratinatura venga ben dorata. A questo punto non ci resta altro che sfornare e servire a tavola. Speriamo che questa ricetta vi sia piaciuta, quindi cliccate su mi piace, iscrivetevi al canale per vedere tante altre sfiziose ricette. Buon appetito da Max e Cocco!